Bentrovati ad una nuova puntata. Apriamo in Toscana, Cortona, che ha ospitato uno dei caffè letterari dell'Isola del Libro Trasimeno. Ospite d'eccezione l'archeologo e egittologo Zai Havas. Per noi Nicola Torrini. The discovery. La scoperta della città d'oro è considerata la più importante di sempre, dopo quella della tomba di Tutankhamon. La notizia al mondo l'aveva data ad aprile direttamente il Ministero del Turismo e delle Antichità egiziano. La missione guidata dal famoso archeologo Zaki Hawass avrebbe scoperto a distanza di 3.000 anni dalla sua scomparsa la cosiddetta città d'oro perduta a Luxor, chiamata l'Ascesa di Aton. Ora, grazie alla rassegna letteraria Isola del Libro Trasimeno, che ha organizzato l'evento, la città toscana di Cortona è stata tra le prime al mondo a poter ammirare ciò che è emerso dalla sabbia e apprendere direttamente dalla bocca del suo autore gli studi e le ricerche sin qui effettuati sul sito archeologico. Lo stesso Hawass è infatti salito sul palco del Teatro Signorelli e davanti a una platea gremita nei limiti delle norme anti-Covid ha illustrato tutte le sue ultime scoperte. Innanzitutto ho trovato a Saqqara il tempio funerario di una regina chiamata Neith e 57 pozzi contenenti oltre 300 sarcofagi. Poi ho parlato delle porte segrete che abbiamo trovato dentro la Grande Piramide e delle spedizioni francesi e giapponesi che lavorano alla ricerca di stanze segrete all'interno di essa. All'incontro era presente anche il regista televisivo Brando Quilici, che tante volte ha documentato il lavoro di Hawass. A entrambi il comune di Cortona ha consegnato dei riconoscimenti per il loro lavoro. Questo sconfinamento in Toscana dell'Isola del Libro Trasimeno è un segnale importante per il futuro della manifestazione, che infatti si sta facendo conoscere ben oltre il territorio del Trasimeno. È un evento che sicuramente aggiunge un valore aggiunto rispetto alla tradizionale calendario della manifestazione, grazie a un ospite importantissimo, più importante egittologo al mondo, e appunto Hawass. È fondamentale la sinergia, non ci devono essere campanili, tra Umbria e Toscana, e quindi noi siamo molto orgogliosi di questo. Ringraziamo l'ospite Zai Hawass, che ancora una volta ha dimostrato di amare Cortona. Nei giorni scorsi ha passato giornate intere qui da noi e ha potuto apprezzare ancora una volta le nostre bellezze. Ci tenevo molto a portare a Cortona l'evento più importante del festival con Zai Hawass. L'anno prossimo è quasi sicuro, ve lo do quasi per certo, che saremo anche in Puglia. Ci stanno chiedendo di fare i nostri caffè letterari, ci ospiteranno ad Ostuni con degli importantissimi nomi che vi riveleremo a tempo dovuto. E quindi ecco, stiamo lavorando tutti a questo progetto per farlo crescere il più possibile. E ora sport. Le giocatrici e lo staff della squadra di Serie B2 della Bartoccini Fortinfissi Perugia e School Volley Perugia si sono dati appuntamento all'Handmade Café di Perugia per un incontro conviviale in vista dell'inizio del campionato. Un'occasione per giovani giocatrici che sognano la Serie A è un progetto che rappresenta la possibilità di creare un vivaio per il movimento pallavolistico femminile umbro del centro Italia. Con questa ambizione, le due società Well Planet e School Volley Perugia hanno dato vita a un accordo quinquennale che ha permesso la nascita di una squadra che si prepara ad affrontare il campionato di Serie B2. Abbiamo in testa questa idea di fare una specie di cantera del volley a Perugia, e con School Volley, che sviluppa il nostro settore giovanile già da qualche anno, insomma, si pensava a questa idea. Quest'anno si è concretizzata finalmente, e quindi con questa B2, che deve essere un po' diciamo il fiore all'occhiello del settore giovanile delle giocatrici d'eccellenza dell'Umbria e delle zone limitrofe.
Le ragazze, alcune vengono dal Lazio, alcune toscane, alcune umbre. Abbiamo già intessuto una serie di rapporti con tante realtà, con tante società nelle vicinanze, e poi chiaramente cerchiamo di fare attività su Perugia, come ormai riusciamo a fare da 10 anni, con numeri importanti, e appunto questa prospettiva poi della Serie A e comunque di sentirci una grande famiglia penso sia importante per tutti. Un grande entusiasmo e la voglia di fare bene hanno accompagnato le prime settimane in palestra della squadra, molto giovane e di nuovissima formazione, guidata da coach Roberto Farinelli. Il gruppo è molto valido, le ragazze siamo alla fine della terza settimana di allenamento e ci stanno dando forte in tutti gli allenamenti, e è molto molto stimolante anche da parte dello staff tecnico. Sicuramente è un gruppo ex novo, quindi dovremo amalgamarci ancora moltissimo, ancora chiaramente i sistemi e gli automatismi non possono venire, però le premesse sono buone e continueremo a lavorare a testa bassa finché non raggiungeremo il risultato di diventare una squadra. Una squadra nuova non solo perché frutto di un progetto appena avviato, ma anche perché della precedente sono rimaste solo due giocatrici, Anna Corselli e Anastasia Scarabottini, che ha già debuttato lo scorso anno in Serie A con la prima squadra. È un progetto di grande prospettiva che aiuterà sicuramente noi giovani ad uscire fuori e così da più avanti magari a far parte della squadra di punta della Serie A. Si è formata una squadra molto molto giovane che quindi dovrà fare esperienza. Però siamo insomma pronte ad affrontare questa sfida, vedo tutte le ragazze molto determinate. Alcune giocatrici stanno già avendo la possibilità di allenarsi con la prima squadra, come nel caso di Alessia Masciullo. Ho avuto l'opportunità di iniziare questa stagione con la Serie A, dato che la palleggiatrice mancava, Luca mi ha dato questa opportunità di iniziarmi a allenare con loro, infatti mi sto trovando benissimo sin da subito e sono veramente onorata di giocare con giocatrici che da tempo fanno parte della Serie A. E questa settimana finirò gli allenamenti con loro e ho iniziato anche gli allenamenti con la Serie B e sin da subito mi siamo sembrato un gruppo molto affiatato. E ora Campello sul Clituno, dove si è svolta la tavola rotonda Tartufo e Dieta Mediterranea per discutere di una ripresa possibile in cui questi elementi legati a vario titolo all'UNESCO possono fare sistema. L'incontro ha visto la presenza dell'Associazione Nazionale Città del Tartufo. Ragionare di ripartenza mettendo a sistema eccellenze che il territorio sa esprimere e che hanno un valore aggiunto, essere a vario titolo legate all'UNESCO. Questo è avvenuto durante l'incontro Dieta Mediterranea e Tartufo, Nuova Normalità e Opportunità per l'Umbria a Campello sul Clituno. Mentre sono oltre 10 anni che la dieta mediterranea è patrimonio immateriale dell'umanità, la cerca e cavatura del tartufo in Italia, conoscenze e pratiche tradizionali e candidatura italiana a patrimonio immateriale per il 2021. La fascia olivata Assisi Spoleto ha presentato domanda per l'iscrizione alla cosiddetta tentative list per l'UNESCO. L'Umbria è il cuore verde del Mediterraneo e di tutto il Mediterraneo, e l'abbiamo detto prima, porta non soltanto le tre componenti fondamentali di grano, ulivo e vite, ma porta anche il tartufo. Obiezione, ma il tartufo è ovunque. Un momento, porta l'arte della cerca e della cavatura del tartufo, che come si espleta qui ed in altre regioni sempre del Mediterraneo, di sicuro non si espleta altrove. L'Umbria è un territorio a forte vocazione tartufigena, come dimostra il fatto che dei 63 soci dell'Associazione Nazionale Città del Tartufo, circa 10 sono comuni umbri. Associazione antesignana nel saper esprimere la capacità di fare sistema e non soltanto rete per perseguire importanti obiettivi. Per quanto ci riguarda, il metterci insieme ci ha consentito di arrivare alla candidatura. Auspichiamo che a dicembre questa candidatura diventi ufficialmente riconosciuta, e quindi non sia più una candidatura ma sia un riconoscimento, perché territori come questo possano beneficiare di questo sapere culturale, di questo sovrappiù culturale che
può sicuramente aiutare i piccoli borghi rurali a crescere. Tra le recenti presentazioni di candidatura all'UNESCO, la fascia olivata Sisi-Spoleto, territorio pedemontano di circa 70 km ininterrotti di uliveto, con difficoltà di coltivazione per la sua conformazione e una bassa resa economica. Fare questa richiesta per la candidatura all'UNESCO significa innanzitutto avere un riconoscimento per un paesaggio molto particolare. Secondo, è un veicolo che ci consente di farci conoscere in giro per il mondo, e questo ci consente anche di poter appunto acquisire un'immagine ambientale e paesaggistica maggiore e quindi un riconoscimento importante. Una scelta, quella di fare sistema, che ha riguardato le città del Tartufo, come anche i comuni della fascia olivata, che può essere vincente anche nell'idea di mettere insieme elementi di qualità come tartufo, dieta mediterranea e olio per il rilancio del territorio. Valorizzarlo però con delle eccellenze, no? Come lo sono il tartufo e il nostro olio. Quindi ben vengano questi convegni che ci possono aiutare a farci conoscere e anche discutere con gli operatori, i cavatori in questo caso, gli operatori turistici, per capire quali sono le iniziative che possono portare proprio a raggiungere il nostro obiettivo. Di valorizzazione e ripartenza si è ragionato anche in ambito turistico, settore che con la pandemia ha perso circa il 40% di PIL a livello nazionale. Come fa un settore che perde il 40% a ripartire così rapidamente? È molto semplice. In Italia le imprese sono di carattere familiare. Le imprese familiari sono più resilienti delle grandi imprese. Quindi siamo ripartiti subito, abbiamo fatto una grande stagione e il fatto di essere impresa familiare in questo senso ha costituito un grande vantaggio. C'è uno svantaggio però, perché l'impresa familiare ha poche risorse per investire e il settore turistico oggi è un settore in cui è necessario, sono necessari degli investimenti importanti, perché portare i clienti, soprattutto in posti come questi, un po' fuori dai canoni tradizionali delle grandi città d'arte, vuol dire dare dei servizi che oggi purtroppo spesso non siamo ancora in grado di dare. Di una possibile necessaria ripresa in qualità, le città del Tartufo faranno oggetto di dibattito nazionale nelle fiere d'autunno. Incaltiber, da oltre 40 anni nel settore edile. Esperienza e cordialità al servizio del cliente e oltre 3.000 articoli e materiali da costruzione nelle sedi di San Martino in Campo e Santa Sabina. Incaltiber, dalle fondazioni al tetto, tutto per la casa. Bellezza e benessere, in una parola, beauty. A Perugia, in via Sette Valli 320, il centro di bellezza di Claudio Barcaccia è pronto a prendersi cura di te. Affidati ai suoi specialisti per trattamenti all'avanguardia, mirati e personalizzati. Estetica viso e corpo, capelli, nails e abbronzatura per una bellezza a 360 gradi. Beauty, un universo di bellezza. Desideri un ambiente caldo ed accogliente? Solo Pellet ha la soluzione giusta per te e la tua stufa. Con un'esperienza pluriennale nel settore delle energie rinnovabili, Solo Pellet è a Bastia Umbria ed Ellera di Corciano. Da noi trovi pellet da riscaldamento delle migliori qualità, un team di esperti in grado di consigliare il prodotto più adatto alle tue esigenze e un completo ed efficiente servizio di assistenza. Solo Pellet. Riscaldiamo il tuo inverno. Il bisogno di sangue non si ferma mai. Per questo è importante il tuo contributo, ora più che mai. Donare sangue e plasma è un gesto di solidarietà e puoi farlo in tutta sicurezza aiutando chi lotta per la vita ogni giorno. Contatta la sede Avis più vicina a te e prenota la tua donazione. Fai la tua parte. Dona!
Il concerto di Francesco Renga allo Stadio Comunale di Marciano ha chiuso la 19ª edizione di Musica per i Borghi. Nel cartellone del Festival di Musica Etno Popolare anche un tributo al maestro Franco Battiato. Sentiamo Rossana Furfaro. Le disposizioni anti-Covid non fermano certo l'entusiasmo di chi ama la musica live e le mascherine, seppure ci coprono ormai i visi in molte occasioni, lasciano scoperti gli occhi, vero specchio di ogni emozione. E sono tante quelle provate da chi non è voluto mancare a Musica per i Borghi, che nella 19ª edizione ha regalato 3 serate di concerti dal vivo. A partire da Deruta, da dove Musica per i Borghi mancava da ben 11 anni e dove in Piazza dei Consoli è andato in scena Perduto Amor, concerto omaggio a Franco Battiato. A interpretare i brani di Battiato è stata Roberta Di Lorenzo, cantautrice con all'attivo diversi album prodotti da Eugenio Finardi, accompagnata da Anais Drago, violinista che è esordito nel concerto di Musica per i Borghi Notte delle Chitarre. Con loro sul palco anche altri cantanti e musicisti, tra cui Alberto Radius, chitarrista, cantante, produttore e discografico, con il quale il cantautore siciliano collaborò nel corso della sua immensa carriera. Noi ci abbiamo messo il massimo impegno e sinceramente è stato un festival che di pieno successo, perché a partire dalla prima data a Deruta, con Perduto Amor, l'omaggio a Franco Battiato, la serata è stata stupenda. Qua allo Stadio Ceccarini abbiamo fatto il Joyful, è stata una serata che comunque ha visto molti spettatori. Abbiamo concluso con l'ospite di punta Francesco Renga, dove abbiamo fatto il tutto esaurito. Renga, accompagnato da Fulvio Arnoldi alla chitarra acustica e tastiere, Vincenzo Messina al pianoforte e tastiere e Stefano Brandoni alle chitarre, ha proposto un concerto in una speciale versione acustica e intima, abbinata ad una serata contro la violenza sulle donne. Un'altra immagine di te, un nuovo modo di vedere. Archiviata la 19ª edizione, Musica per i Borghi si prepara al 20ennale, dove, promettono gli organizzatori, non mancheranno le sorprese. Anche quando un motivo non c'è. Il prossimo anno è il 20esimo anno e dobbiamo superarci. Come abbiamo fatto nei momenti più belli di questo festival, cercheremo di riportare il maestro Vessicchio con dei personaggi di spicco della musica. Volte che sto con te. Ciao Marciano! Per la rubrica Focus Aziende scopriamo i benefici dell'idroterapia per 2 cagnoloni che sono stati affidati alle cure del medico veterinario di Montpetit Village by Grifovet. Esattamente come per gli esseri umani, anche i cani hanno bisogno di riabilitazione qualora presentino particolari problemi di salute o mobilità. Da qui l'idroterapia, che può esercitarsi in piscina o in una vasca dotata di tapirulan subacqueo, il cosiddetto underwater treadmill. Per capire come agisce e quale beneficio può portare al nostro amico a quattro zampe, siamo stati da Montpetit Village by Grifovet, dove Argo e Teufel sono stati affidati alle cure della dottoressa Aurora Semproni. Noi con l'underwater treadmill possiamo sia farli nuotare che farli camminare in acqua. Nel caso di Argo cammina in acqua molto alta, lentamente, è un soggetto anziano, ha bisogno di diverse pause, quindi il tipo di lavoro che si fa è diverso e ci sono io dentro che aiuto il movimento, è un movimento che sia un movimento corretto. Con Teufel invece vediamo un cane che bada solo in acqua, in base al tipo di lavoro, al gruppo muscolare che vogliamo andare a tonificare e a far lavorare maggiormente, con questo macchinario possiamo sia alzare e abbassare il livello dell'acqua, sia mandarlo in salita, quindi fare un lavoro un pochino più importante, soprattutto sui posteriori, ma anche farlo lavorare in controcorrente. Quindi aumentando la fatica che il cane fa e quindi lo sforzo muscolare che fa nel lavoro.
Largo è un cane di 12 anni, quindi abbastanza anziano, che per diversi motivi non è in grado di sostenere il proprio peso e camminare. Dopo aver eliminato il problema del dolore, attraverso farmaci, laser e tecarterapia e lavori passivo-manuali di mobilitazione, Argo è passato all'idroterapia. Con Argo abbiamo lavorato con il laser in due aspetti. Da una parte per aiutare nel dolore, nell'artrosi che presentava sul treno posteriore, quindi sugli arti posteriori, inizialmente. E contemporaneamente, avendo sugli arti anteriori delle lesioni da leccamento ed essendo un soggetto anche diabetico, quindi facevano anche fatica un pochino a recuperare, a chiudersi queste lesioni, si lavora con il laser per favorire la cicatrizzazione. Per Teufel, uno schnauzer gigante, giovane avviato all'attività sportiva, l'idroterapia è coadiuvante al suo allenamento. Teufel è un soggetto che fa sia attività da lavoro che esposizione, quindi viene gestito sul treadmill, che ci dà la possibilità anche di lavorare sul movimento corretto, dove magari possono evidenziarsi dei piccoli difetti e quindi rinforzare quelli che sono gli stimoli positivi a un corretto movimento. L'idroterapia dunque è utile sia per cani giovani che anziani, con alcune eccezioni, per facilitare il processo di recupero prima di subire un intervento o nel post-operatorio per rafforzare il fisico del nostro fido. Ancora sport con la terza edizione di Satiri Golf Cup, una competizione che ha visto sfidarsi sul green del Golf Club di Perugia Santa Sabina oltre 130 giocatori, vincitori nel contributo di Rossana Furfaro. Per il secondo anno consecutivo è stato Leonardo Bianconi a vincere la Satiri Auto Golf Cup, competizione che si è guadagnata un posto d'onore tra gli appuntamenti annuali del Golf Club Perugia e per questo molto partecipata. 135 giocatori che hanno preso parte alla terza edizione provenienti da tutto il centro Italia. Ci tenevamo a creare un evento che dopo un periodo come questo potesse creare sportività, aggregazione e, perché no, trasmettere anche un po' di passione a chi vuole affacciarsi a questo sport. Tutti i partecipanti avevano una passione immensa nei loro occhi, perciò vedere tutto questo è molto bello. Abbiamo portato delle vetture elettriche proprio perché di green si parla e quindi anche noi nel nostro settore sappiamo essere green. Premiati per la prima categoria, oltre a Bianconi, primo lordo, Augusto De Megni, primo netto, Fabrizio Brozzi, secondo netto e Bruno Zucchetta, terzo netto. L'anno scorso avevo fatto meglio, uno sotto il par, che è un risultato di tutto rispetto. Stanno più uno, non male, sono contento di aver vinto per la seconda volta questa gara, che ringrazio lo sponsor anche perché dà un occhio anche ai più piccoli che sono il futuro. Una gara ben organizzata, una gara di valore, una gara su due giorni, per cui eravamo tutti in attesa di una competizione del genere. È tra le due o tre gare più belle che ogni anno si disputano qua al Circolo Golf Club di Perugia e il tempo è meraviglioso, non c'è più quel gran caldo dell'estate e quindi si è stato veramente bene, c'è una giornata sotto tutti i punti di vista direi più che positiva. Nella seconda categoria vincere è stato Gianluca Bianchi del Marina Velca Golf Club, unico atleta di fuori regione a entrare in classifica, seguito da Claudio Capocci, secondo netto, e Marcello Barboni, terzo netto. La terza categoria ha avuto in testa Larisa Gavrilova, seguita da Livio Rossi, secondo netto, e Sergio Margutti, terzo netto. Buone le prestazioni di Leo Mancinelli, primo nella senior, di Alessandro Brozzi, che ha primeggiato nella categoria junior, e di Monica Cagiola, prima nella categoria lady. Noi donne, per fortuna, possiamo essere competitive con gli uomini, quindi non è uno sport che discrimina, in quanto noi abbiamo le nostre partenze, abbiamo i nostri handicap, e quindi possiamo giocare tutti contro tutti, tranquillamente. Accanto agli atleti adulti, nella giornata precedente protagonisti sono stati i più piccoli che si sono fatti valere nella Kids Junior Cup. Puntiamo molto sui giovani perché un club senza giovani è un club morto praticamente.
o destinato a morire. Però nel contempo è uno sport che può essere praticato, noi abbiamo dei soci che hanno ampiamente superato gli 80 anni e che operano in maniera atletica. Quindi è uno sport completo, uno sport che non dà luogo allo sforzo acuto e quindi anche le persone che hanno delle difficoltà oppure hanno ormai una certa età possono praticarlo tranquillamente. E ora motori, andiamo infatti alla concessionaria Romeo Auto che nella nuova base ALD Automotive a Perugia propone tante soluzioni per il noleggio a lungo termine. Che sia uno spazioso SUV o una comoda berlina, una pratica city car, un veicolo commerciale o una moto, il vantaggio è lo stesso. Costi fissi, quindi zero sorprese, servizio all inclusive, quindi zero stress. Sempre più persone stanno imparando ad apprezzare i vantaggi del noleggio a lungo termine di veicoli e il gruppo Romeo Auto, già leader nel mercato come base LD Automotive, ha deciso di investire ulteriormente in una sede esclusiva. Via Sette Valli 241 è diventato lo showroom del base ALD Automotive. Un luogo esclusivo dove il nostro cliente è coccolato e gestito per quanto riguarda la mobilità del noleggio a lungo termine, quindi da qui possiamo fornire sia consulenza commerciale ad aziende, professionisti piuttosto che privati, sia fare service, quindi il cliente lascia qui la macchina, fa tutte le manutenzioni, consegnare il veicolo e fare le perizie di rientro del veicolo. Il noleggio a lungo termine è una forma di mobilità alternativa all'acquisto o al leasing del veicolo. Il contratto prevede un unico canone mensile omnicomprensivo che include assicurazione RCA, casco completa, soccorso stradale, spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, bollo, cambio pneumatici e veicolo sostitutivo. Si va da un minimo di 25 a un massimo di 60 mesi di contratto e ne possono usufruire sia aziende che privati, scegliendo tra diversi marchi automobilistici con una configurazione personalizzata o in pronta consegna e a scelta tra nuovo o usato, in gergo Second Life. Second Life è tutta quella platea di vetture basso chilometrate che il noleggiatore decide di rinoleggiare garantendo comunque tutti i servizi di un noleggio classico, per cui dalla classica assicurazione piuttosto che alle manutenzioni. Non cambia nulla, chiaramente ci sono dei canoni più competitivi rispetto al noleggio di un veicolo nuovo. L'assistenza è continua e garantita nel tempo, il che permette di avere un veicolo sempre efficiente. Il cliente con noi ha un unico referente che lo segue da quella che è la preventivazione, quindi alla formulazione di un'offerta personalizzata in base a quelle che sono le proprie esigenze di mobilità, fino ad andare alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, a potergli garantire un veicolo sostitutivo piuttosto che a gestire e a supportarlo in quella che è la fase di riconsegna del veicolo. Per la rubrica Focus Aziende andiamo da Germini Abbigliamento, che offre un vasto assortimento di biancheria intima e per la casa. Quante volte usciamo di casa con una lista di cose da fare e a fine giornata ne manca sempre qualcuna? Soprattutto quando di mezzo c'è lo shopping relativo all'abbigliamento, saltare da una vetrina all'altra può rubare molto tempo senza nessuna certezza, tra l'altro, di trovare quello che cerchiamo. Ma c'è un posto a Perugia che coniuga qualità e vasto assortimento ed è Germini Abbigliamento, dove tra i 2000 metri quadrati di showroom, oltre ai reparti dedicati alla moda casual, sportiva ed elegante per l'uomo e la donna, spiccano i reparti destinati alla biancheria intima e per la casa, punti di forza dell'azienda guidata da Sabrina e Luciano Germini. Un altro punto di forza è il servizio che offriamo ai nostri clienti, con i nostri collaboratori che hanno un'esperienza di oltre 30 anni e seguono il cliente dall'inizio alla fine dell'acquisto. Il fiore all'occhiello del nostro negozio sicuramente è il reparto biancheria per la casa,
dove si trovano gli articoli per la camera da letto, per la cucina e per il bagno. Lenzuola, coperte, trapunte e piumoni per la camera da letto, asciugamani, accappatoie, teli per il bagno, copridivani, teli arredo, tovaglie, copricuscini e tante di regalo per la cucina. L'attenzione al Made in Italy, alle taglie forti, è una costante in tutti i reparti del negozio e quindi anche nell'area dedicata alla biancheria intima per uomo, donna e bambino. Nel nostro reparto intimo si possono trovare qualsiasi tipo di prodotto, dal reggiseno, più particolare, magari più conformato, con il ferretto, senza ferretto, con le coppe, senza coppe, dagli slip, medie altezze, alti, bassi, qualsiasi forma, delle guaine per la silhouette delle signore, dei slip contenitivi, e delle canottiere, calze, collant. A questo si aggiunge un vasto assortimento di pigiami e calze da uomo di ogni filato, il che rende Germini Abbigliamento un negozio davvero completo per vestire l'uomo, la donna e la casa. Questo era l'ultimo contributo. Prima di salutarvi vi ricordo che i servizi andati in onda si possono rivedere su YouTube e vi invito a seguire le attività della nostra agenzia sui social Facebook, Twitter e Instagram. Da Carla Damo e dalla redazione un buon proseguimento di programmazione.